Ciao a tutti amici TecnoAndroid, oggi andremo a scoprire insieme Xtribe App. Xtribe App è un'applicazione alternativa ai classici marketplace più blasonati, quindi Amazon, eBay, Subito.it, iPrice e quant'altro. L'obiettivo di Xtribe App è in qualche modo eliminare le commissioni di intermediazione che tanto rendono pesanti le eventuali transazioni sul web. Andiamo a vedere come funziona in dettaglio quest'app, che una volta scaricata sarà sufficiente aprire, fare una piccola registrazione e poi immediatamente sarete geolocalizzati per vedere nella vostra zona, perché Xtribe App sì, può essere potenzialmente utilizzata con utenti di tutta Italia, però si basa proprio sullo scambio a mano dei prodotti, comunque nella maggior parte dei casi. Ad ogni modo, una volta che siete stati geolocalizzati, potrete andare a vedere se nella vostra area ci sono prodotti o servizi suddivisi in due in vendita. Se qualcosa vi interessa, contattate il rivenditore, chattate, vi mettete d'accordo, vi incontrate e scambio a mano, finita la transazione. Se invece volete, potete anche vendere qualcosa. Vedremo a brevissimo come si fa. L'estetica di Xtribe App, che lo andiamo a vedere in dettaglio, rispetto ai canoni del material design, molto semplice, molto snella ed è divisa così. Nella parte principale abbiamo subito la mappa. Per quanto riguarda il nostro profilo, in alto a sinistra c'è un menu con le tre lineette, lo andiamo ad aprire, subito abbiamo profilo, le notifiche, perché comunque se messaggiamo ci sentiamo con venditori e compratori abbiamo notifiche, sotto abbiamo lo storico delle trattative concluse, ancora i miei annunci, quelli che vedremo fra un po' come inserire, i feedback, perché anche qui c'è un sistema di feedback per permettere comunque a chi sta acquistando o comunque vendendo di capire subito l'utente che ha davanti. Ancora abbiamo i preferiti, gli annunci preferiti, i crediti, che ora vi spiego cosa sono, le promozioni e le impostazioni. I crediti vanno ad aggiungere un po' di potere su Xtribe App. Vi spiego, Xtribe App è totalmente gratuita per chi compra e ci sono fino a 3 servizi e 3 prodotti, 3 annunci di questi servizi e prodotti da poter pubblicare ogni 30 giorni completamente gratis, perché se il prodotto in 30 giorni non viene venduto, automaticamente viene eliminato l'annuncio, prodotto o servizio che sia. Acquistando dei crediti, ognuno ovviamente ha le sue esigenze, avrete la possibilità di mettere in evidenza l'annuncio in vetrina. Ora vi faccio vedere cos'è la vetrina. Avrete la possibilità di avere rinnovi automatici multipli degli annunci, avrete la possibilità in qualche modo di rendere più visibile il vostro prodotto. Soprattutto questa feature magari può essere utile a venditori professionisti, perché Xtribe App è aperta ai privati tanto quanto ai professionisti. Stessa cosa per le promozioni, promozioni che permettono tramite ad esempio Smemoranda, MaxCity, Next, permettono di guadagnare qualche credito gratis da poter spendere poi su Xtribe App. Sotto il menu di sotto alla home, che è quella che abbiamo appena visto, poi c'è la vetrina dove vengono piazzati proprio i prodotti che sono stati messi in evidenza tramite l'utilizzo dei crediti. Avremo i più interessanti, poi la varia suddivisione per città e lì troveremo gli annunci più interessanti o comunque messi in evidenza. Poi c'è vendi, avremo la possibilità di scegliere se vendere un prodotto piuttosto che un servizio caricando fotografia, descrizione e quant'altro. E poi c'è attività è lì dove ci sono tutte le chat che abbiamo ancora in corso con venditori o compratori che siano durante una transazione, quindi la transazione diciamo che non si è magari al momento ancora conclusa, ci sono ancora le chat aperte in questo senso. Xtribe App è un'app totalmente italiana che è in forma gratuita, almeno in maniera generale, ha chiaramente dei limiti, è sempre gratuita per l'acquirente, invece il venditore o si accontenta, tra virgolette, con così tanti, di 6 annunci, 3 prodotti e 3 servizi al mese, oppure può incrementare il numero di annunci, il numero di rinnovi, il piazzamento in vetrina tramite l'acquisto di crediti. Un buon lavoro che speriamo possa diffondersi il più possibile, perché è un metodo come un altro per evitare comunque sia di doversi rifare a le spese di particolari commissioni. Non è disponibile sul sito web, è solo un'app che è disponibile per Android e iOS, quindi non è fruibile da internet, proprio perché sfruttando la geolocalizzazione, sfruttando quasi l'immediatezza della chattata tra virgolette e poi dell'acquisto del prodotto, non si può fruire da computer. Bene amici TecnoAndroid, questa è la recensione di Xtribe App. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!